Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di una libreria di Kontakt sviluppata in Italia e che si chiama AVI Etera. In questa libreria troviamo in particolar modo il sistema TrueLegato inserito in questo tipo di libreria. Abbiamo quindi già diverse note comprensive di vibrato cantate da Clara Sorace e che possono essere comandate con la tastiera. Facciamo attenzione perché ovviamente in base alla dinamica applicata sul tasto otterremo diversi tipi di campioni registrati appunto in layer, quindi una dinamica bassa, un suono più morbido, dinamica alta, suono più dinamico appunto. L'utilizzo che va fatto con questo tipo di libreria è quello di poter legare tra di loro le frasi senza avvertire quel fastidioso scalino che normalmente abbiamo lavorando con gli strumenti vocali. Ovviamente dovremo tener conto della realtà di scrittura della voce. Per quanto comunque le tre ottave di estensione siano state ben calibrate, è bene cercare di lavorare e quindi scrivere la parte senza esagerare con i salti che ovviamente una vocalità, anche se allenata al canto, trova difficoltà nel seguire. In particolar modo salti. In particolar modo facciamo anche attenzione alla scrittura di un tempo all'interno della frase, che vuol dire che dovremmo rispettare anche gli ipotetici respiri che un cantante fa quando canta. Questo renderà il tutto più reale. In questo brano che sto arrangiando sto utilizzando la voce di Clara in tonalità di re minore. Con l'utilizzo del pitch wheel posso modificare ovviamente l'intonazione, per cui questo torna utile, normalmente il pitch wheel si muove di un semitono, per cui è comodissimo poter passare da una nota all'altra quando è il momento in cui le due note sono vicine di un semitono, come ad esempio in questo caso il re e il mi bemolle. Per esempio, questa nota che è il Si non è presente all'interno della tonalità, per cui suonandola, portando su il pitch, riesco ad avere un fraseggio più elaborato e che mi permette di creare una certa sonorità estremamente simile alla voce reale. Analizziamo quindi il punto all'interno della song dove ho inserito il passaggio di pitch bend per le note vicine di un semitono. Ovviamente anche il fatto di non quantizzare le note permette un approccio più naturale a tutta la stesura. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!